Dal menu di Windows Live Mail, clicca su Account e seleziona il pulsante Posta elettronica. Inserisci tutti i parametri richiesti. Su Indirizzo di posta elettronica indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, puoi digitarla nel campo indicato. Ti consiglio di lasciare attiva l'opzione Memorizza la password e nel campo indicato inserisci il nome che desideri far visualizzare per i messaggi inviati. Vai su Avanti. Da Configura le impostazioni server, verifica che il protocollo indicato sia POP. Digita il server di posta in arrivo, pop3s.pec.aruba.it. Seleziona l'opzione per abilitare l'SSL richiede una connessione protetta e verifica che il numero della porta sia la 995. Su Nome utente di accesso indica il nome completo della casella che vuoi configurare. In Server della posta in uscita inserisci l'indirizzo server smtps.pec.aruba.it. Nel campo Porta indica la 465 e seleziona le opzioni per abilitare l'SSL richiede una connessione protetta SSL e per richiede autenticazione. Completa l'operazione cliccando Avanti e poi su Fine. La configurazione dell'account è andata a buon fine. Ti consiglio a questo punto di provare l'invio e la ricezione di una email di test. In caso di errore, ti invito a verificare i parametri di entrata e uscita dalle impostazioni avanzate dell'account. Per farlo, seleziona l'account Aruba cliccando sul tasto destro del mouse e clicca su Proprietà. Poi accedi alle impostazioni avanzate e a quelle di server e alle impostazioni generali. Verifica ed eventualmente correggi gli errori. Assicurati che le impostazioni coincidano con quelle indicate in questo tutorial. A questo punto la configurazione è completata.